nella visita di oggi al Maxi di Roma, le cose che ci hanno colpito maggiormente sicuramente sono state la mostra di Aldo Rossi con i suoi disegni veramente meravigliosi e le foto di Luigi Ghirri, alcune delle quali tra l'altro ritraggono proprio le opere di Rossi ed in particolare il cimitero di Modena. Entrambi questi maestri ci possono trasmettere una lezione molto chiara, che è quella di trarre la bellezza e creare bellezza con l'uso di pochi elementi archetipici fondamentali, dalle forme purissime. Ghirri col suo sguardo è capace di rivelare l'ordine e la bellezza che si nascondono sotto l'apparente semplicità e banalità di paesaggi quotidiani. Rossi fa dell'uso di forme pure fondamentali il fondamento della sua stessa opera costruttiva. Da questo derivano per noi delle lezioni importanti. Oggi nell'architettura del paesaggio c'è una tendenza forse esacerbata alla ricerca della naturalità. Soprattutto nell'uso degli elementi vegetali si esagera, si cerca di apporre e di giustapporre sempre più elementi. In realtà forse sarebbe il caso di concentrarsi sul togliere dall'assenza, dalla rarefazione, e probabilmente si possono trarre opere che poi durino nel tempo, che abbiano una loro aurea di eternità e comunque di immanenza. Ripulire, creare spazi andando a rarefare nella ricerca di forme pure. Questi sono i grandi insegnamenti che traiamo dalle ore che abbiamo speso nel museo oggi.